cordiale saluto da Luigi Palumbo e ben ritrovati con il consueto appuntamento settimanale di TG7 immobilnews.it. Apriamo il telegiornale con la nuova riforma del catasto. La futura riforma non inciderà sul gettito dell'imposta sugli immobili. È quanto previsto dall'emendamento al disegno di legge sulla delega fiscale, emendamento contenuto nel primo pacchetto delle proposte di modifica approvate dalla Commissione Finanza della Camera dei Deputati. Con la modifica in questione il Governo ha assicurato il proprio impegno a non incidere sull'IMU, pur garantendo misure procedimentali, veloci e a tutela del cittadino. Passiamo alla prossima notizia. La Corte dei Conti boccia le misure anticrisi del Governo Monti. Secondo la magistratura contabile, infatti, il settore più colpito da aggravi è stato proprio quello immobiliare, con un carico sul bene casa che va dai 22 ai 24 miliardi di nuova pressione fiscale, dato pienamente condiviso da Paolo Righi, presidente della FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionisti. L'allarme lanciato dal presidente della Corte dei Conti, dichiara Righi, non fa che ribadire le tesi espresse da FIAIP durante l'ultimo anno. È necessario varare immediatamente un piano di rilancio del settore e una revisione della legge sulle locazioni, piano che deve essere condiviso con le realtà associative del comparto e con il mondo bancario. Restiamo in tema di crisi e parliamo ora di lavoro, o meglio di lavoro che non c'è. L'Istat ha pubblicato il consueto rapporto sull'occupazione, relativo al mese d'agosto. Già nei mesi di giugno e luglio il tasso di senza lavoro era salito al 10,7%, il dato più alto mai rilevato dal 2004. Ad agosto le cose non sono peggiorate, ma nemmeno migliorate. Sono ormai 2.744.000 gli italiani senza lavoro. L'analisi su base mensile denota qualche passaggio positivo, probabilmente prodotto dagli effetti dell'occupazione stagionale. In particolare ad agosto c'è stata una diminuzione dello 0,5% per la disoccupazione giovanile e dello 0,3% sul numero totale di disoccupati. La fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni resta comunque quella più colpita dalla crisi, con un tasso di disoccupazione che si attesta sul 34,5%, per un numero assoluto pari a 593.000 giovani disoccupati. Chiudiamo il nostro telegiornale con importanti novità relative alla banca dati ipotecaria dell'Agenzia del Territorio. Dal 1 ottobre è disponibile in via telematica ed in formato elaborabile l'elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno. L'elenco può essere richiesto anche in formato PDF ed in formato elaborabile è disponibile anche l'elenco sintetico delle formalità, estratto in sede di consultazione telematica della banca dati ipotecaria. I servizi potranno essere erogati solo telematicamente, su base convenzionale, previo pagamento dei tributi dovuti. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare immobilnews.it. Per oggi è tutto, Luigi Palumbo vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima edizione.